Sono arrivati ieri i primi mezzi per le tanto attese asfaltature da parte di ASET nel quartiere di Sant'Orso a Fano. Dopo i lavori degli scavi delle opere di bonifica all'acquedotto da parte dell'azienda municipalizzata, l'intervento prevede il ripristino non solo della parte stradale interessata dagli scavi, ma in questo caso dall'intera via. In seguito al Covid siamo appunto ripartiti con i lavori di asfaltatura. Questi lavori interesseranno la zona vecchia, diciamo così, di Sant'Orso, tutte le vie traverse di via Galilei, via Bellandra. E questi lavori sono finanziati e fatti dall'ASET, quindi li ringraziamo anche per questo, in seguito a dei lavori sui sottoservizi che hanno appena concluso. Nello specifico, le asfaltature interesseranno via Fermi, via Galvani, via Righi, via Malpighi, via degli Astronauti, via delle Aquile, via Redi, via Guiducci, via Civilotti, via Paciotti, via Savonarola, via Coniugi Curie, via Giangolini e via Sora. I lavori dureranno in questo caso qualche settimana e i costi sono intorno a 130.000 euro. Una volta conclusi i lavori delle asfaltature, partiranno da parte dell'amministrazione comunale altri interventi nel quartiere. Il comune di Fano, quando finiranno questi lavori, asfalterà anche via Soncino, altre vie diciamo del quartiere Sant'Orso. Per quanto riguarda via Bellandra, via Galilei, non vedrete le asfaltature subito perché è interessata, queste due vie sono interessate da un altro progetto. Sarà una moderazione del traffico anche in questo caso, come stiamo vedendo e vedremo in via Trave, per appunto mettere in sicurezza i residenti che abitano nella zona, e in seguito a questi interventi poi asfalteremo anche via Bellandra e via Galilei.